Vorrei subito proporre all'altro Mattei, che è il protagonista della nostra serata, di introdurne l'argomento e di farlo in modo succinto, dando un panorama delle attività attuali dell'ENI che possa corrispondere alla domanda legittima del telespettatore che ha questa sera in casa sua l'ingegnere Mattei e che gli chiede, vuole spiegarci per cortesia che cos'è l'ENI. Invece di dare subito delle cifre o dei dati, preferisco incominciare raccontando un episodio personale. Una ventina di anni fa ero un buon cacciatore e andavo a caccia nelle montagne vicino a Varzi. Sono montagne che vanno fino a 1000 metri. E andavamo a caccia a pernici e contornici, quindi sui canaloni. Si sale e si scende dal mattino alla sera. E allora avevo due cani, un bracco tedesco e un setter. E incominciando all'alba e finendo a sera, gli uomini e i cani erano stanchissimi, morti. Ritornando in questa casa dei contadini dove facevamo, dove ci riunivamo la sera, la prima cosa che veniva fatta veniva data da mangiare ai cani. E veniva preparato un grande catino di zuppa per questi cani. E io mi stavo togliendo uno stivale e vedevo questi due cani che erano dentro con la testa nel catino e seguitavano a mangiare con voracità. Era una zuppa che forse bastava per cinque cani, non per due. In quel momento in un angolo sentii un miagolio. E vidi arrivare un gattino grande così, uno di quei gattini dei contadini, magri, affamati, deboli. Avevo una gran paura, si vedeva perché vedeva i cani, però avevo anche una gran fame. E si avvicinò piano piano, miagolando, guardando i cani, e siccome i cani erano immersi con la testa nel catino, il gattino seguitava ad avanzare. Arrivò sotto il catino. Guardò ancora i cani, fece un miagolio, i cani erano dentro che mangiavano e con uno zampino lo appoggiò all'orlo del catino. Il bracco tedesco gli diede un colpo lanciando questo gattino a 3 o 4 metri di distanza, con la spina dorsale rotta. Il gattino visse qualche minuto e morì. Questo episodio mi fece una grande impressione e l'ho sempre ricordato, specialmente in questi anni. E siamo stati il gattino per i primi anni, avendo contro una massa di interessi paurosa. Contro di noi si è sollevata una polemica terribile. E abbiamo seguitato a lavorare, a rafforzarci, cercando di non farci colpire. Il tentativo era o di soffocarci, o di lasciarci deboli. Piano piano ci siamo rafforzati, lavorando con tenacia. E oggi il gruppo ENI è una grossa forza, è una grande impresa. Una grande impresa che può guardare al futuro con tranquillità e che può fronteggiare vittoriosamente la grande coalizione dei colossi petroliferi.